cordiale saluto a tutti, eccoci nuovamente insieme, sfogliamo il numero 20 di Famiglia Cristiana, la cui copertina è dedicata a Papa Francesco. La primavera della Chiesa, questo il titolo che rimanda a un articolato dossier interno in cui si fa il punto dei primi due mesi di pontificato. Esiste un vero e proprio effetto Bergoglio, ne ragionano diversi maître à penser della Chiesa Cattolica Italiana, come Enzo Bianchi, il priore della comunità monastica di Bose, il gesuita padre Bartolomeo Sorge e il cardinal Walter Kasper. Non solo, pubblichiamo anche ampi stralci del documento noto come Patto delle Catacombe, firmato nel 1965 alla conclusione del Vaticano II da 500 padri conciliari, consegnato dal cardinale Lercaro, all'epoca arcivescovo di Bologna, a Papa Paolo VI, che già contiene in nuce la scelta di sobrietà, di povertà, di austerità, in realtà un ritorno alle origini, un ritorno al Vangelo, fatta da molti padri conciliari e che in qualche modo spiega quello che ci è sembrato una svolta storica apportata da Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio. Altri due temi mi sento di segnalarvi sul numero in edicola di Famiglia Cristiana. Il primo è il ritorno in Emilia-Romagna, a un anno dal tragico sisma del maggio 2012 che causò 27 morti e provocò migliaia di sfollati. Siamo tornati a vedere come l'Emilia-Romagna si sia rimessa in piedi sostanzialmente contando sulle sole proprie forze. Raccontiamo la storia di una cooperativa sociale che produce birra, raccontiamo la ricostruzione di una parrocchia e infine raccontiamo la continuità di alcune eccellenze nel campo biomedicale piuttosto che nel campo agroalimentare. Infine, un servizio che smonta molti stereotipi sui giovani, da noi pensati come un branco di indolenti, di avulsi dalla realtà, di scioperati. No, non è vero nulla di tutto ciò, lo proviamo, lo documentiamo con l'impegno che molti giovani profondono capo a tempo, energie e idee nel settore culturale, dal WWF Italia Nostra, da Libera alla guida nei musei diocesani, nelle chiese. Bene, documentiamo a Torino come a Milano e in altre parti d'Italia molti giovani tra i 16 e i 25 anni si impegnano attivamente per la collettività. Bene, questo e molto altro sul numero 20 di Famiglia Cristiana che potete trovare in edicola o nelle chiese e che potete anche leggere tranquillamente a casa, seduti sul divano, attraverso il vostro tablet o smartphone, attraverso le app apposite. Io vi ringrazio di essere rimasti con noi e vi do appuntamento alla prossima settimana.